Interpoma 2014, siamo alla fine della seconda giornata di questa manifestazione biennale internazionale dedicata alla mela a 360 gradi. Il convegno alla mela nel mondo ha affrontato vari temi e proprio ieri la sessione iniziale era presieduta da Gerhard Dichgans della FOG. L'abbiamo qui con noi oggi, quindi gli chiediamo, parliamo di flussi commerciali, quindi quali sono gli highlights, quali sono le sottolineature che vogliamo fare relativamente alla prima sessione che lei ha presieduto. Sì, penso che non poteva esserci un tema più attuale che quello di ieri, della prima sessione del congresso, proprio per valutare l'impatto dell'embargo russo, che ha chiuso la possibilità alle mele europee, l'export sul mercato russo, che è importante specialmente per le mele polacche e i produttori polacchi. Ma ovviamente era importante per gestire un equilibrio tra domanda e offerta tra l'Europa e le esportazioni sulla Russia. Dunque, come cambieranno i flussi commerciali in seguito a questa decisione dell'embargo russo? Era questo il tema interessante, sviluppato da vari referenti, analizzando sia cosa potrebbe succedere e succederà sul mercato europeo, come cambieranno i flussi commerciali per i paesi produttori dell'emisfero sud. E dunque, sicuramente, il mercato della mela domani non sarà più come era ieri, perché pensiamo che l'embargo sarà duraturo. Io personalmente non spero che nei prossimi mesi questo possa di nuovo aprirsi come mercato per noi. Avremo l'Europa che si concentrerà dunque sempre di più sulla propria produzione, al consumo delle proprie mele, e avremo un emisfero sud che fino ad oggi ha esportato comunque fino a 700.000 tonnellate sull'Europa e sull'Inghilterra, che dovrà trovare invece nuovi sbocchi, che possono essere sia il mercato russo, ma anche nuovi mercati nelle loro vicinanze, dunque l'Africa, l'America Latina, il sud-est asiatico. Ecco, quindi ci sono sicuramente degli sconvolgimenti in atto e appunto dicevi non sarà più come prima. Guardiamo invece a un altro tema che è quello della innovazione varietale e quello delle mele a club, proprio perché ieri c'è stata un'anteprima molto importante, quindi è stata presentata la Envy. Ecco, come cooperativa siete stati protagonisti anche di questa presentazione, ci puoi raccontare chi cosa è Envy? Bene, per farla breve, è una delle tante varietà protette. Oggi proprietari ENSA Nuova Zelanda, con la quale abbiamo già un ottimo rapporto di cooperazione, visto che abbiamo firmato il contratto di produzione e commercializzazione della varietà Jazz nel 2005. Envy è nata dallo stesso incrocio, Gala Brabourne, come la Jazz, però ne è uscita una mela completamente diversa, che noi abbiamo caratterizzato come una Super Fuji di bel calibro, bella colorazione, estremamente dolce e croccante, dunque che secondo me riflette e soddisfa esattamente quello che è oggi la richiesta del consumatore che compra una Fuji. Abbiamo un programma di circa 120 ettari da piantare quest'anno 2015-2016, saranno 6-7 mila tonnellate. I partner sono Valve Nostra e noi, assieme a ENSA, ed è un mercato tutto da costruire perché la varietà oggi sì è prodotta in Nuova Zelanda, ma non è ancora entrata in Europa. E dunque, assieme a ENSA, pian pianino, mentre il raccolto sta crescendo nei prossimi anni, costruiremo un nuovo mercato sperando di poter seguire il successo di altre varietà club come la Pink Lady o come la Kanzi o come la Jazz. Ringraziamo anche di queste informazioni che ci hai dato, quindi
tante novità sul fronte della commercializzazione, tante novità per un'agricoltura, per una melicoltura che innova. Questo è un messaggio appunto che abbiamo lanciato in questi giorni, cioè l'importanza di un approccio sia delle aziende agricole sia di chi le associa, ecco, verso l'innovazione. Da Interpoma 2014, Cristiano Spadoni, Agronotizie, è tutto e continuate a seguire tutti gli aggiornamenti su agronotizie.it.